Android e iOS sono ovviamente molto diversi e scoprirete che lo sono ancora di più quando vedrete questo confronto, ovvero quello fra Apple iPhone 6 e LG G4, due prodotti molto diversi per concezione, per hardware, per materiali costruttivi, per dimensione, purtroppo però non per prezzo. Benvenuti nel confronto fra Apple iPhone 6 ed LG G4. Un saluto a tutti gli amici di mobileworld.it, benvenuti nel confronto fra Apple iPhone 6 ed LG G4. Quindi ancora una volta scontro fra mondo Android e scontro iOS, sono due top di gamma. Ho voluto metterli a fianco anche se faccio subito una premessa al riguardo in questo confronto. Secondo me i due device sono molto diversi e è veramente difficile confrontarli. Perché? Perché ovviamente Android e iOS sono molto diversi, sono due concezioni diverse, ma a volte è più facile, come per esempio mi è successo confrontando iPhone 6 con Z3 Plus, trovare dei punti di raccordo, magari dal punto di vista costruttivo, estetico, di filosofia. Qui invece secondo me abbiamo due prodotti completamente diversi dal punto di vista estetico, dal punto di vista della filosofia e poi ovviamente dal punto di vista del sistema operativo. Qui abbiamo un compattissimo iPhone 6 realizzato interamente in metallo, molto bello il design, a me non fa impazzire il retro, ma so che comunque trova tantissimi amanti di questo design. Qui abbiamo un prodotto decisamente più corposo, abbiamo un G4 realizzato in vera pelle, disponibile comunque anche in plastica per chi proprio non riesce a digerire questa variante in vera pelle. A me non fa impazzire questa versione battuta nera, preferisco quella lavorata marrone o quella lavorata rossa. Comunque smartphone in vera pelle con schermo leggermente curvo, un vero e proprio phablet. Se li mettiamo accanto, le dimensioni sono incredibilmente diverse: 133,1, 143,9, 67, 76,1, solo 6,9 mm di spessore per questo telefono, e qui invece abbiamo uno spessore di ben 9,8 mm. Lo smartphone di LG poi non è realizzato in metallo o in vetro e quindi il peso in teoria dovrebbe mantenersi un pochino più leggero, ma è comunque un dispositivo abbastanza grande e che quando li prendiamo in mano si sente anche la differenza di peso: 129 per iPhone, 155 per G4. G4 che, lo dico, ha un po' il problema della curvatura, che sul piano è un po' fastidiosa quando si scrive, quando si preme, perché vedete lo smartphone va a dondolare. Non è del tutto immune iPhone 6, che con questa fotocamera sporgente lo fa un po' tentennare quando si preme qui sul lato in alto a sinistra, però ovviamente non va addirittura a muoversi e spostarsi come invece fa questo G4. Sono considerazioni che mi sembra giusto farlo. In mano comunque G4 si tiene bene, vista la sua forma stondata, sia per così che leggermente anche di profilo, visto appunto, dicevamo, lo schermo leggermente curvo. La back cover, vado un attimo a bloccarlo, di G4 può essere rimossa per inserire la memoria espandibile, per inserire la SIM e per anche sostituire la batteria. Quindi da questo punto di vista G4 non vuole rinunciare proprio a nulla, ed è per questo che dico filosofia del tutto diversa rispetto a quella di iPhone. Abbiamo qua una batteria da 1810 mAh, qui abbiamo una batteria da 3000 mAh, abbiamo detto removibile, batteria decisamente a favore di G4, non che si possa pensare a un'autonomia del 30-40% in più rispetto ad iPhone, però comunque sicuramente autonomia vince G4 questo confronto. Qui abbiamo uno schermo IPS 1334x750 pixel 4 pollici 7, qui abbiamo un enorme 5 pollici e mezzo IPS leggermente curvo Quad HD 2560x1440 pixel, quindi praticamente il doppio di quello di iPhone. Si notano le differenze guardando lo schermo? Vi faccio vedere qualche immagine. Ok, vediamo se trovo. Ok, queste sono immagini Quad HD, quindi si potrebbe in teoria trovare una differenza fra i due schermi. Vedete forse qualcosa, vediamo se riesco a fare un cambio veloce
Forse qualcosa si riesce a notare su G4, ma è forse è anche soltanto il fatto che lo schermo è enorme, guardate, e riesce a coprire tutta l'inquadratura della videocamera, cosa che con iPhone qui non è assolutamente possibile fare. Torniamo qua a distanza normale, andiamo indietro. Quindi queste differenze di schermo, due schermi comunque molto molto buoni in entrambi i casi, forse leggermente più fedele quello di iPhone ai colori, no, non lo saprei dire. Secondo me siamo veramente a una differenza minima, sono entrambi degli IPS, quindi non ci sono in questo caso neri assolute o cose del genere. Secondo me sono due schermi veramente ottimali. In modalità automatica la luminosità di iPhone sale fino al massimo, mentre invece quella di G4 per salire fino al massimo bisogna disabilitare la modalità automatica, e quindi eccoci qua con le due luminosità veramente al massimo. Andiamo a abbassare quella di iOS, eccoci qua, di iPhone, iPhone, iOS, poi alla fine si scherza ovviamente. Fotocamere 8 megapixel con doppio LED flash, registrare video in full HD. Qui abbiamo una 16 megapixel con stabilizzatore ottico dell'immagine, LED flash, sensore di spettro di colore e autofocus laser, quindi tutta una dotazione completissima per scattare foto migliori. E secondo me G4 sa veramente dire la sua, oltre al fatto che ha un'interfaccia veramente molto 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 semplice, con poche impostazioni qui, rapidissime da raggiungere, un po' come accade qui su iOS, dove possiamo scorrere le impostazioni in questo modo. Qui andiamo su modo e abbiamo solo queste tre impostazioni. Premendo qui possiamo andare o in quella semplice dove si tocca e si scatta, o in quella manuale dove abbiamo tutti i controlli manuali per fare lo scatto che più ci piace, tra cui anche lo scatto in modalità RAW. G4 rispetto a iPhone 6 registra anche video in Full HD. Quindi iPhone forse ha dalla sua la semplicità, ma anche G4 nella modalità normale è veramente molto molto semplice. Quindi dal punto di vista fotografico io mi voglio sbilanciare e voglio scegliere G4, perché se dal punto di vista della qualità pura ci siamo lì, G4 vi offre la possibilità di fare foto in modalità manuale e comunque anche un bellissimo schermo e una risoluzione doppia, 16 megapixel invece di 8 di quella di iPhone. Connettività, entrambi smartphone LTE, 150 Mbps, 300 Mbps, Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.1, processore Apple A8 dual core da 1.3 GHz, 1 GB di RAM, 16, 64, 128 GB di memoria interna, processore a 64 bit. Qui abbiamo uno Snapdragon 808 hexa-core, quindi 6 core da 1.8 GHz, 64 bit. 32 GB di memoria interna, quindi la versione base è il doppio della memoria interna, 3 GB di RAM, quindi il triplo della RAM di iOS, anche se di iPhone, anche se sappiamo che iOS poi ne fa un uso decisamente diverso rispetto a quello di Android. Processore grafico Adreno 418. iOS appena aggiornato, se così, ops, scusate, se così vogliamo dire, un rilascio firmware di qualche giorno, soprattutto utile a far funzionare Apple Music, alla versione iOS 8.4. Qui abbiamo Android 5.1 Lollipop. Eccolo qua. Andiamo a provare il browser. Qui tra l'altro si nota anche un po' la differenza. Avevamo caricato l'app home page classica di Repubblica già su questo iPhone, poi siamo usciti, è uscito dalla modalità, diciamo, è stato chiuso dal sistema e quindi ha ricaricato la versione mobile. Ovviamente è un po' il difetto di iOS, che il suo multitasking è decisamente più farlocco, passatemi il termine, di quello di Android, che invece è molto più classico per quello che si può intendere appunto il multitasking. Ecco qua, abbiamo caricato in entrambi i casi Repubblica, molto fluidi entrambi. Il browser di iOS ha, vedete, questo scroll leggermente rallentato che dà diciamo, una corposità, una fluidità che sembra maggiore, ma in realtà, se consideriamo che
qui su Android possiamo scrollare quanto veloce vogliamo, più o meno, almeno nel browser di LG, direi che siamo assolutamente alla pari. Leggermente più lento, più lenta la gesture di zoom di LG, ma non c'è resize. Vediamo se il doppio tocco è abbastanza veloce. Qui devo reggere il telefono perché sennò traballa tutto. Eccoci qua. Bello il fatto che sul G4 l'effetto curvatura dello schermo si noti un po' durante lo scroll delle pagine, ovviamente cosa che è praticamente impossibile notare attraverso la ripresa video, e c'è quindi questo bello effetto delle pagine che è come se sparissero in alto e riapparissero invece dal basso. Andiamo nel lettore musicale. Lo speaker qui è posizionato in basso, su LG lo speaker è posizionato dietro, sul volume batte LG, batte Apple, sulla qualità forse leggermente Apple invece batte LG, che ha un suono un pochino più pulito, mentre invece con gli LG diventa un pochino più acuto, per, tra virgolette, forse esasperare un pochino il volume, che comunque è superiore appunto allo smartphone di Apple. Parlando un po' di software, che abbiamo un sistema ovviamente chiuso, ma molto familiare, molto funzionale, funziona bene. Abbiamo qui i comandi rapidi, qua abbiamo i widget nella barra delle notifiche. Qui invece abbiamo un sistema molto più complesso con questa barra dei toggle, con i toggle che scorrono, e poi sotto tutte le notifiche che appaiono. Qui abbiamo Google Now, che invece qui abbiamo Siri che si attiva tenendo premuto il tasto Home. Qui abbiamo un multitasking appunto un pochino più classico e abbiamo anche una modalità dual window che non è invece presente su iOS. Non è forse la migliore modalità dual windows, ma comunque devo dire che quella di LG è anche migliorata molto. Più che altro non sono molte le applicazioni compatibili, un po' questo è il peccato della modalità dual windows di LG, ma è possibile, come vedete, tenere due applicazioni aperte in contemporanea, cosa che è del tutto impossibile invece su iOS. Qui abbiamo, come vi ho detto, anche un lettore impronte digitale. Avete forse notato prima quando ho sbloccato il telefono, mezzo secondo in più, tenere il dito sul tasto e il telefono si sblocca automaticamente. Qui invece abbiamo il no code, ovvero una specie di bussata segreta. Se per esempio vogliamo sbloccarlo e saltare il blocco schermo, possiamo per esempio impostare un tocco, così io non l'ho fatto, per questo non succede nulla e il telefono si sblocca in automatico, mentre invece con il doppio tocco si sblocca sempre, tra l'altro si riblocca anche, cosa che non tutti gli smartphone possono fare, neanche quelli ovviamente Android. Su LG abbiamo un altissimo livello di personalizzazione, cosa che lo rende molto molto diverso da iOS. Possiamo, vedete, cambiare di default le icone, possiamo abilitare dei comandi rapidi tenendo premuti i tasti dietro, ovvero Quick Memo e la fotocamera. A proposito di Quick Memo che possiamo attivare ovunque, quindi prendere rapidamente appunti su quello che stiamo vedendo. Annulliamo tutto. Abbiamo poi la possibilità di personalizzare la tastiera in altezza, nei tasti da mostrare. E ancora abbiamo anche le applicazioni di Q-Slide, che sono leggermente diverse dal concetto di multitasking che vi ho fatto vedere prima, ovvero sono delle applicazioni che se premute vengono aperte in finestra, poi posso renderle trasparenti e interagire con quello che ci sta sopra o sotto senza nessun problema. Invece così, vedete, posso tranquillamente andare a navigare un'altra pagina sopra quello che stavo facendo, quindi per esempio posso aprire questa cartella, aprire il software di backup e vedete, questo vi si avvierà dietro. Se premo il tasto Home, l'applicazione continua a rimanere lì. Quindi un sistema molto più, se vogliamo, flessibile, con tante piccole cose comode, utili, magari qualcuna per qualcuno meno utili, ma insomma sono sicuro che molti apprezzeranno. iOS invece è ancora una volta, si riconferma per essere un sistema ricco di funzionalità,
ma ancora abbastanza, tra virgolette, chiuso a quello che Apple vuole. Ovviamente un sistema che funziona benissimo, con un iCloud che funziona in modo decisamente migliore rispetto al backup cloud di Google. Siamo arrivati a un altro punto finale, ovvero quello del prezzo. Anzi, no, prima del prezzo, se qui abbiamo il tasto di come hardware, possiamo dire che c'è il lettore di impronte qui sul tasto. Qui possiamo aggiungere invece che c'è la porta di infrarossi che può essere utile per collegare, per comandare il proprio televisore. Questo è un altro confronto che si può fare. Dimmi, differenza di prezzo: 729-699. LG ha alzato la sua asticella, e quindi sul prezzo più o meno siamo lì. Qui devo dire che consigliarvi un prodotto piuttosto che un altro è veramente difficile, sono molto molto diversi, non solo avete visto come concezione del software, ma anche esteticamente, dimensioni, design, ideologia proprio delle due aziende. Quindi secondo me, se già eravate propensi a un prodotto Android, e siete indecisi fra questi due, io continuerei assolutamente con un prodotto Android e comprare G4. Viceversa, se avevate già un iPhone e siete qui a guardare questo confronto e siete un po' indecisi, forse con l'iPhone vi troverete ancora a casa un'altra volta, a meno ovviamente che non siate qua perché volete scoprire come sarà il vostro prossimo G4, perché avete già deciso di volere un G4. Per questo rapido confronto fra iPhone 6 e LG G4 è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per mobileworld.it.